Buongiorno, il mio nome è Gianluca Sciorilli, sono un professionista nell'ambito della sicurezza in scenari internazionali, sono docente presso una università nel Master di Intelligence e Scienze Strategiche e volevo appunto significare il mio apprezzamento al lavoro di Andrea Cionci per quanto riguarda la sede impedita e l'occupazione illecita di Bergoglio del trono di Pietro, che è stato illegittimamente sottratto a Joseph Ratzinger con appunto un colpo di Stato, direi il primo colpo di Stato effettuato dal Deep State e dagli adepti del nuovo ordine mondiale, proprio per occupare la Chiesa Cattolica come primo passo verso una serie di passaggi che hanno poi determinato gli scenari che stiamo vivendo oggi. Quindi l'occupazione della Chiesa Cattolica è stata, da parte di Bergoglio, è stato il primo passo del nuovo ordine mondiale per favorire poi quello che è avvenuto successivamente nel novembre del 2020 con i brogli elettorali che hanno di fatto rimosso Trump dalla Casa Bianca, insediando Biden con la guerra in Ucraina successivamente, l'escalation della guerra, l'allontanamento di Putin dall'Occidente dopo il lavoro che aveva fatto Trump per riavvicinare la Russia e ricompattare l'Occidente cristiano. E quindi tutti questi eventi che abbiamo vissuto sono stati successivi al primo grande colpo di Stato, che è stato quello ordito dalla mafia di San Gallo e dalla cabala globalista, proprio con la rimozione del vero Papa, cioè di Joseph Ratzinger, e la sostituzione illegittima di Bergoglio. Con un conclave falso, perché fuori da quello che è il diritto canonico e da quello che sono le leggi della Chiesa. Come giustamente Andrea Cionci ha fatto nel suo lavoro eccellente in Codice Ratzinger e l'indagine giornalistica, ma le attività che Andrea ha svolto, avvalendosi anche di esperti importanti, di canonisti, per dimostrare proprio l'illegittimità diciamo, dell'occupazione di Bergoglio, di quello che è appunto la sede petrina, cioè quindi voglio dire la Chiesa Cattolica, perché non è il vicario di Cristo, semplicemente non avendo il munus che Ratzinger non ha mai ceduto, avendo rinunciato soltanto al ministerium, evidentemente il Papa è in carica, è sempre stato Joseph Ratzinger fino alla sua morte, anche lì poi da vedere bene com'è andata, ma direi che il lavoro di Andrea è veramente, come dire, una pietra miliare per quanto riguarda la battaglia che ogni cristiano dovrebbe, ogni cattolico dovrebbe fare per salvare la Chiesa dall'elite globalista che l'ha occupata attraverso i suoi fantocci, diciamo così, che sono stati poi messi lì da Bergoglio anche a seguito della sua elezione a falso papa, a pontefice fasullo. Quindi il lavoro di Andrea Cionci per quanto riguarda l'indagine che ha spiegato in maniera magistrale in Codice Ratzinger, punto per punto, seguendo alla lettera quello che è poi alla fine il diritto canonico e quindi le leggi, le leggi della Chiesa, è inequivocabile. Quindi non capisco, per esempio, perché Monsignor Viganò, che si trova veramente su un piatto d'argento, un lavoro così importante da parte di quello che appunto ha fatto Andrea Cionci per dimostrare l'illegittimità di Bergoglio, non capisco perché, come dire, per seguire la strada dello scisma, invece di lavorare insieme ai cattolici che sono rimasti fedeli al Papa vero, cioè a Joseph Ratzinger, perché non lavorare insieme per salvare la Chiesa dalle grinfie di Satana. Quindi direi che
Il mio rapporto con Monsignor Viganò, che è un rapporto di stima reciproca e di veramente un rapporto che si è consolidato nel tempo, proprio perché io ho sempre visto in Monsignor Viganò una figura essenziale, anche un punto di riferimento per quello che era una massa critica nascente a seguito del lockdown, di quello che è stato tutta la, diciamo, la le limitazioni alle libertà, questo grande esperimento sociale che è stata la crisi pandemica, insomma, anche lì evidentemente c'era una volontà precisa da parte del nuovo ordine mondiale di fare un grande esperimento di massa sul comportamento sociale per imporre regole assurde attraverso la paura. E quindi, siccome nel movimento nascente in Italia, appunto, che si opponeva a questa dottrina tecnocomunista di stampo cinese, che era poi alla fine il periodo del cosiddetto lockdown, no? Siccome c'era il rischio che il movimento si sfaldasse proprio per il movimento nascente, che poi doveva diventare un movimento d'opinione capace di sollecitare la politica dall'esterno, una grande massa critica composta dalle famiglie, dal mondo del lavoro, dell'arte, della cultura. Questa era la mia intenzione, diciamo, quando mi sono avvicinato a questa battaglia per la verità e per la libertà. Purtroppo come dire, l'egocentrismo dei vari capi, capetti, capettini avevano, come dire, frammentato questa forza propulsiva che il movimento nascente appunto poteva acquisire, l'hanno frammentato per gli egoismi personali, per le rivalità, le solite cose. A questo punto mi sono messo in contatto con Monsignor Viganò, che mi ha dato la sua piena disponibilità, proprio per avere una figura spirituale che accomunasse tutti e che fosse portatrice di verità, proprio per il ruolo che Monsignor Viganò rivestiva all'interno della Chiesa Cattolica, e quindi fosse un punto di riferimento autenticamente conservatore della tradizione cattolica e della verità, proprio per guidare, diciamo così, in maniera di essere un po' il padre spirituale di un movimento che doveva nascere, che purtroppo non è mai nato e si è, diciamo, è imploso su se stesso proprio per questi egocentrismi che lo caratterizzavano, purtroppo. Quindi il mio rapporto con Monsignor Viganò è stato un rapporto molto, molto intenso, anche ci siamo scritti decine di volte, abbiamo condiviso opinioni anche sugli scenari internazionali, proprio perché io, lavorando con gli Stati Uniti, con società in America da molti anni, avendo fatto parecchie interviste durante, diciamo, appunto le scorse elezioni americane, piuttosto che durante la crisi pandemica. Ci siamo sempre tenuti in contatto, scambiandoci delle opinioni o su quello che erano gli scenari attuali. Ora, non capisco veramente perché Monsignor Viganò, che è una persona, ripeto, che io ho sempre stimato e tuttora, voglio dire, provo stima nei suoi confronti, affetto, non capisco perché perseguire la strada dello scisma quando invece dobbiamo salvare la Chiesa Cattolica, cioè vista l'illegittimità di questo Papa. Cioè, se questo Papa fosse legittimo, tra virgolette, visto quello che ha fatto finora, poteva anche avere un perché, voglio dire, perseguire la strada dello scisma, ma non è il caso, perché il lavoro di Andrea Cionci dimostra proprio l'illegittimità di Bergoglio. Quindi, anche da un punto di vista strategico, in questa fase particolare e assolutamente critica che stiamo vivendo, dovrebbe, secondo me, portare Monsignor Viganò a riconsiderare la questione della sede impedita e a cambiare rotta, perché anche quello che sta avvenendo negli Stati Uniti a seguito dell'attentato di Donald Trump, è evidente che voglio dire,
la figura di Monsignor Viganò potrebbe avere un peso importante all'interno di quello che è il vero cattolicesimo romano, cioè l'unica chiesa è la chiesa di Cristo, è la chiesa cattolica romana. Quindi uscire dalla chiesa cattolica romana sarebbe, secondo me, un peccato e un'eresia, perché soprattutto in questo momento, dove la Chiesa va salvata proprio perché quello che sta avvenendo, il rischio che l'Occidente cristiano venga devastato da crisi indotte in maniera, voglio dire, evidentemente strumentale da parte del Deep State e del nuovo ordine mondiale, dell'elite globalista, dovrebbe, come dire, spingere ogni buon cattolico a difendere strenuamente la Chiesa cattolica da una deriva, appunto, che va nella direzione voluta dal nuovo ordine mondiale, cioè la fine dell'Occidente cristiano, la transizione della leadership economica ai paesi dell'area BRICS. Non dimentichiamoci che il BRICS è stato termine coniato da Jim O'Neill, che era chairman di Goldman Sachs, quindi voglio dire dalla BIS, dalla Bank of for International Settlements, no? Quindi voglio dire tutta questa elite che effettivamente è dietro le scene di quello che vediamo accadere oggi nel mondo, ha un nemico storico che è la Chiesa Cattolica. Se non salviamo la Chiesa Cattolica, quindi imploro Monsignor Viganò, con tutto l'amore e l'affetto e la stima che ho per lui, ma soprattutto l'amore che ho per Gesù Cristo e per la verità, di riconsiderare le sue posizioni scismatiche e rientrare in quel fronte cattolico che vuole la salvezza della Chiesa e che, appunto, attraverso il lavoro di Andrea Cionci e la denuncia che Andrea Cionci ha fatto alle autorità vaticane, appunto, attraverso questo grande supporto del lavoro di Andrea, arrivare alla delegittimazione del falso Papa Bergoglio e rifare effettivamente un conclave legittimo che possa eleggere un vero Papa. E quindi che possa appunto salvare la Chiesa Cattolica da questi attacchi ripetuti che la Chiesa Cattolica sta subendo diciamo da secoli, ma in modo particolare in questo periodo con la transizione bergogliana verso appunto una direzione ecumenica in senso deleterio, che non c'entra con l'ecumenismo di Giovanni Paolo II, ma con una visione ecumenica direi paganeggiante, soprattutto con la costruzione di questa religione unica universale che accomuna tutti, che diventerebbe poi di fatto la religione del nuovo ordine mondiale e la fine quindi del cattolicesimo e della Chiesa di Cristo. Dovremmo essere tutti oggi, tutti cavalieri crociati a difesa della Chiesa Cattolica e del vero Papa che è stato fino alla fine Benedetto XVI. Dopo Benedetto XVI la Chiesa non è più la Chiesa Cattolica, però abbiamo tutti gli strumenti, grazie appunto al lavoro di Andrea, per recuperare il tempo perduto nei dibattiti e metterci veramente tutti insieme all'azione per delegittimare Papa Bergoglio e riportare la Chiesa alla propria missione, che è la missione che Gesù Cristo gli ha affidato. Aggiungo che Monsignor Viganò è un punto di riferimento per tanti cattolici nel mondo. Io ho contatti con cattolici americani, giornalisti cattolici americani che hanno delle rubriche molto seguite negli Stati Uniti e anche loro vorrebbero e chiedono a Monsignor Viganò di salvare la Chiesa, cioè non agevoliamo il nemico nella distruzione della Chiesa Cattolica, ma contrastiamolo attraverso quello che poi alla fine è il diritto canonico che dimostra l'illegittimità di Bergoglio. Quindi abbiamo una grande occasione tutti quanti per salvare la Chiesa di Cristo e servire la verità
che in questo momento è fondamentale anche per la salvezza dell'umanità e del mondo, visto gli eventi che stiamo vivendo. La mia esortazione a Monsignor Viganò e a tutti i cattolici è quella di seguire la vera Chiesa, cioè quindi il piccolo resto, quei cattolici che si riconoscono in Benedetto XVI. E che riconoscono in Benedetto XVI l'ultimo vero Papa, e quindi dobbiamo appunto riunire le forze per combattere e salvare la Chiesa dagli attacchi di Satana e quindi dalla deriva mondialista e gnostica della Chiesa di Bergoglio. Questo è la mia raccomandazione, quindi chiedo veramente, imploro Monsignor Viganò in modo veramente filiale, di grande rispetto e stima che ho per lui, di rivedere le sue posizioni e di rientrare nella Chiesa Cattolica Romana dalla porta principale, e perché no, magari in futuro, se ci sarà un vero conclave, magari Monsignor Viganò potrebbe essere veramente eletto Papa della vera Chiesa, e quindi a questo punto anche eventualmente ridiscutere o sistemare gli errori presenti postumi a quello che è stato il Concilio Vaticano II, quindi rimescolare le carte, rivedere certe cose che giustamente magari Viganò critica, però bisogna farlo dall'interno della Chiesa Cattolica ed evitare una scissione che porterebbe semplicemente farebbe un favore al nemico, perché evidentemente la Chiesa di Cristo è il nemico numero uno di Satana e dei suoi adepti. Quindi raccomando a tutti i cattolici e a tutti diciamo, i fratelli cristiani cattolici che ascoltano la trasmissione di Andrea Cionci, di sostenerlo e di sostenere questa battaglia di verità, di sostenere il piccolo arresto, di sostenere Don Minutella, il grande lavoro che con grande coraggio sta facendo Don Minutella contro tutti, e ripeto, veramente con l'auspicio che Viganò possa rientrare nella vera Chiesa e guidare la Chiesa cattolica verso la salvezza e non verso l'oblio e verso la distruzione. Questa è la mia raccomandazione. Auguro a tutti una buona settimana e buone vacanze, sperando che appunto che il mondo rinsavisca e che ritrovi nella Chiesa di Cristo la verità e la salvezza delle nostre anime e del mondo. Un abbraccio a tutti e buona giornata.